La globalizzazione ha fatto del globale e del locale due dimensioni che, diversamente da come sempre eravamo abituati a pensare, non possono più venire considerate distinte l'una dall'altra. In un mondo di mobilità e di connessioni istantanee quasi infinite, tutti i locali partecipano del globale e viceversa. Tramonta così la storica identificazione del locale con le radici e del globale con lo sradicamento. Al suo posto, Bauman ha genialmente proposto un'immagine nuova, quella dell'ancora. A differenza, infatti, del radicarsi e dello sradicarsi, nell'idea di ancora non c'è niente di irrevocabile e definitivo. Le radici divelte dalla terra si seccano, uccidendo la pianta, mentre al contrario le ancore vengono issate solo per essere gettate di nuove e altrettanto facilmente in posti diversi. Oggi la mobilità consente di spostare l'ancoraggio e spinge a vivere il concetto di locale in modo diverso, tanto in sé quanto nei suoi rapporti col globale. Scusate. È importante rendersi conto che l'esito di tale sviluppo, ossia la globalizzazione, non appartiene a un futuro, seppure prossimo, appartiene al presente. Il globalismo ci ha già trasformato, ha già trasformato la società e il mondo in cui viviamo. Non ha senso parlare di lotta alla globalizzazione. La globalizzazione è un fatto, è già tra noi. Ma cos'è al fondo la globalizzazione, vi starete chiedendo? Cominciamo da cosa è la globalizzazione. Le definizioni possono essere molto varie, ma vale la pena di capirsi partendo da quella più comune. La globalizzazione non è un'idea più o meno condivisibile, è un processo storico. Il rapido ed enorme moltiplicarsi ed estendersi delle relazioni umane che ogni persona del nostro tempo può avere durante la propria vita. Relazioni umane che si manifestano a vari livelli, culturale, tecnologico, economico, politico, informativo e così via, e che nell'organizzazione di queste relazioni provocano mutamenti sempre più rapidi. Il concetto di globalizzazione arricchisce e precisa quella più generale di globalizzazione, ponendo l'accento sull'influenza bionivoca fra dimensione locale nella sua declinazione individuale e sociale e dimensione globale nella sua dimensione reticolare e olistica. E questo è il senso della parola globalizzazione, che non è un divertissement, ma è il tentativo di spiegare il nesso che stiamo instaurando tra globale e locale. Nel mondo globalizzato in cui viviamo, problemi e soluzioni di ordine locale vanno a influenzare problemi e soluzioni di ordine globale. Allo stesso modo, il che è spesso più evidente, problemi e prassi globali influenzano la nostra dimensione locale.